Il governo del Regno Unito è stato portato in tribunale da un'associazione no profit per non aver informato i suoi cittadini degli effetti noti degli allevamenti intensivi. Gli esperti hanno confermato che l'allevamento industriale ha il potenziale per contribuire ad un'altra pandemia. La dottoressa Alice Brown sostiene che gli allevamenti intensivi creano il terreno fertile perfetto per le malattie, comprese le pandemie, con migliaia di animali stressati, stipati in ambienti sporchi. Recentemente sono stati scoperti superbatteri nella carne di maiale e dalla fine del 2021 il governo ha confermato oltre 100 casi di influenza aviaria umana. Data l'urgenza del suo caso, l'associazione no profit Humane Bank ha chiesto che gli sia data una valutazione prioritaria. Parliamo ora di successi di prodotti innovativi come il salmone vegetale stampato in 3D dell'azienda Rivo Foods, che oltre ad essere già presente in supermercati di 16 paesi in Europa, tra cui Austria, Germania e Regno Unito, ora viene anche consegnato entro 20 minuti a domicilio a Vienna e dintorni. Questo prodotto fornisce tutti i nutrienti importanti, ma con un impatto ambientale molto inferiore rispetto alla maggior parte delle fonti proteiche convenzionali. Fatto con proteine di piselli e alghe contenenti vitamine e aminoacidi, nonché oli vegetali sani come l'olio di semi di lino. La startup viennese ha anche recentemente ottenuto 2,2 milioni di euro di finanziamento a fondo perduto per poter sviluppare il suo business. Starbucks lancia la sua prima bevanda vegana autunnale, si chiama Apple Crisp Hot Milk Macchiato, realizzato con latte d'avena, zucchero di canna, caffè espresso e mela speziata. Dopo le polemiche per il supplemento sulle bevande vegetali, arriva quindi una bevanda interamente vegan. La catena di caffè ha iniziato ad offrire ai clienti opzioni con latte vegetale di soia già nel 1997, quasi due decenni dopo ha aggiunto prima latte di cocco, poi quello di mandorla e nel 2021 il latte d'avena. La stilista Stella McCartney, nota per aver già rivoluzionato il settore della moda inserendo materiali etici ed ecosostenibili, ora lancia la sua gamma di prodotti per la cura della pelle vegan e riciclabili. McCartney ha dichiarato che le formule sono il risultato di un lungo lavoro di ricerca e sviluppo per non scendere a compromessi e ridurre al minimo l'impatto su Madre Terra. La collezione sarà disponibile online o presso il flagship store Stella McCartney nel Regno Unito. È tutto, Vegano Cat TG News torna puntuale su questo canale la prossima settimana. Grazie a tutti voi per averci seguito.